Ragazzi, oggi diamo un'occhiata a come è fatto dentro un Astra. Oggi, come cosa insolita, daremo un'occhiata a questo Astra 8440, motore Cursor da 400 cavalli, una macchina del 2002 con solamente 220.000 km. Si tratta di uno scarabile 8x4, per l'appunto, classificato mezzo d'opera. Allora, dicono che Astra non è male come viene descritto. Diamo un'occhiata all'interno. Ripeto, è una macchina del 2002. Questa è la portiera, fantastica, con la tabella. Questo veniva già riportato negli Astra modello BM21 degli Oli, la tabella, ricordo. Questo qui è l'interno cabina, che definirlo spartano è ancora un complimento. Non c'è un portaoggetti, un fantasioso portabottiglia. L'unico vano inserti è questo qui. E la postazione di guida, io vi assicuro che è scomodissima, perché devo praticamente guidare con il volante quasi in orizzontale. Il sedile è giù completamente d'aria, quindi mi trovo con una posizione di guida che, per come sono abituato io, è scomodissima. Una volta chiusa il bolide della portiera, questa è la nostra visuale interna. Faccio notare che Astra non monta nemmeno l'autoradio di serie. Ripeto, è una macchina di 20 anni, ma anche nell'Astra attuale l'autoradio non è di serie. Comando alza cristalli e il quadro. Classico cambio AZF. Diciamo che si conferma la mia idea che è una macchina estremamente da cava, estremamente spartana. L'ho provato, vi assicuro, anche estremamente rigido. Giusto per la cronaca, questo è un Mercedes Actros dello stesso anno, quindi a parità di anno di macchina abbiamo un comfort decisamente differente. Potente motore Cursor 4,40.